greci la chiamavano Panormos, tutto porto. Questa città merita un mare di importanza. Il mare di Palermo, veicolo d'opportunità non solo sul piano ambientale ma anche occupazionale. Una costa da recuperare e risanare nella sua totalità, senza interventi invasivi, senza colate di cemento. Soluzioni a basso costo sono facilmente realizzabili. Oasi marine irrigate con le acque reflue. Un'immagine diversa di Palermo al tempo stesso fortemente aperta al Mediterraneo, che è la nostra storia ma anche il nostro futuro. Anche questa è la Palermo di Fabrizio Ferrandelli. Siamo sulla spiaggia di Mondello. Palermo senza il mare non lascia spazio all'immaginazione, eppure la politica e le amministrazioni pare che ultimamente se ne siano dimenticate. Ma noi siamo qui per continuare un sogno, per continuare un progetto, e questo progetto era il progetto del nostro compagno Angelo Ribaudo, che era quello di restituire a Palermo un mare di importanza, a partire dal proprio territorio, dalla valorizzazione di quelle che sono le proprie risorse. Noi siamo qui a Mondello, ma abbiamo una costa che è di diversi chilometri, che può offrire davvero tante opportunità, opportunità di vivibilità, opportunità anche di occupazione e di lavoro. Allora noi crediamo che a partire dal mare dobbiamo restituire la dignità a questa città. Siamo in una giornata di novembre, Palermo può essere questa, una città dove c'è piena fruibilità degli spazi all'aria aperta, nella quale il mare può regalare ancora tantissime suggestioni e tantissime opportunità. Le opportunità del mare di Palermo, quindi, ne parliamo con Silvano Riggio, docente di ecologia all'Università di Palermo. Riggio, la costa palermitana è un'opportunità dimezzata, non la sfruttiamo pienamente, come potremmo fare per recuperarla nella sua totalità? È già molto dire che è dimezzata, ma io direi che è usata se no per un decimo ed è usata male. Mondello è uno dei luoghi più belli del Mediterraneo, che infatti non per niente fu scoperta e valorizzata da un re e da una classe aristocratica di ben altro livello rispetto agli amministratori attuali. Averla trasformata in una località di massa, come è oggi purtroppo da diversi decenni, ha significato proprio l'imbruttimento e la snaturazione di questo luogo meraviglioso. Mondello va risanata, ma il suo risanamento presuppone che si risani il resto della costa palermitana, che è bellissima in potenza, ma che è stata ridotta a una discarica infame. Risanarla non sarebbe, cioè ora è molto più difficile di com'era qualche anno fa, qualche decennio fa forse, ma secondo me è necessario se questa Palermo deve avere ancora un ruolo fra le città civili, e comunque si può fare anche con mezzi che non comportano delle opere faraoniche come quelle che piacciono tanto a questi governi. Allora Fabrizio, pare che si possano risolvere problematiche legate al mare, quindi alla natura, con metodi naturali, senza le famigerate colate di cemento. Basterebbe semplicemente ascoltare le potenzialità che questo territorio esprime e soprattutto le competenze che abbiamo nel nostro territorio. Non è un caso che siamo qui proprio con Silvano Riggio, che ha dedicato grande tempo proprio all'elaborazione di questo progetto sul mare. Basta semplicemente riarmonizzare tutto, basta riguardare il mare come potenzialità e come risorsa da poter valorizzare e non come posto nel quale andare a scaricare a mare. Noi abbiamo avuto una costa saccheggiata, ma è una costa che va da Sant'Erasmo e può arrivare fin dopo Aspra, che può essere riqualificata e può essere rivalutata, restituendo la bellezza degli spazi pubblici e della passeggiata a mare, decongestionando proprio qua Mondello, perché in realtà potremmo offrire ai palermitani un altro spazio nel quale poter andare, sicuramente creando tantissime opportunità anche di occupazione lungo i litorali, perché quella è una costa che sicuramente potrebbe conoscere un grandissimo sviluppo e grandissime attività proprio se valorizzata per come merita. Basta semplicemente ascoltare l'esperienza e le competenze di chi già queste competenze le ha e mettersi al servizio, quindi una politica al servizio del cittadino e dell'ambiente, per poter restituire a Palermo la propria bellezza e le proprie opportunità. Bene, ma che costi ci sono per soluzioni di questo tipo? Se dovessimo attuare i progetti che sono piaciuti tanto ai nostri governi, soprattutto a quello attuale, dovremmo parlare di cifre astronomiche. In realtà io ho sempre, negli anni passati, potrei dire anche nei decenni passati, ho proposto soluzioni
soluzioni a basso costo, diciamo relativamente a basso costo, che sono soluzioni di ingegneria naturalistica. Io avevo previsto per esempio che sulle discariche, sulle spiagge artificiali ricavate dalla distruzione che il mare opera su questi ammassi di immondizie, si potesse fare un giardino, e il giardino poteva essere il biglietto di presentazione della città al visitatore, soprattutto che viene dal mare o che vuole tornare al mare. In questo io mi rifacevo ai modelli di diverse città africane del Nord Africa, cioè la sponda di fronte, che sorgono su oasi marine. L'oasi marina si attua con pochissima spesa, piantando soprattutto delle palme da dattero, bene, che oggi purtroppo sono insediate anch'esse dal punteruolo, bene, e irrigandole con l'acqua reflua del depuratore. In questo caso, questo lo propose Orlando già 15 anni fa, e se si fosse realizzato allora, oggi avremmo un giardino rigoglioso, con la possibilità di utilizzazione di questo giardino per la balneazione, per il divertimento, per la pesca, per attività culturali, eccetera. Sarebbe non solo una bellezza, ma sarebbe un cespite economico che una città come una città civile avrebbe dovuto valorizzare da sempre, non avrebbe dovuto lasciare cadere nel nulla, come purtroppo è stato fatto. Fabrizio, allora ti chiedo, cosa aspettano le nostre amministrazioni ad attuare politiche di questo genere? Ma servono delle amministrazioni che innanzitutto hanno sensibilità, che poi comprendono la grande importanza che ha restituire il mare ai cittadini palermitani. Silvano Riggio parlava del modello delle oasi appunto di paesi che si affacciano al Mediterraneo, e la nostra Palermo, che è una città che si affaccia al Mediterraneo e che è proprio nel cuore del Mediterraneo, deve guardare alle altre città del Mediterraneo e recuperare quella che è la propria storia ed è quella che è la propria dimensione e la propria natura. Non servono investimenti strepitosi, servono poche centinaia di migliaia di euro per poter riqualificare la costa, e poi del resto sono sicuro che la grande potenza davvero del mare riesce anche a ribonificare tutto quello che è stato lo scempio della natura. Se noi immaginiamo che cosa significa avere una costa di diversi chilometri che va veramente da Sant'Erasmo arrivando fino ad Aspra, riqualificata, fruibile, aperta alle iniziative umane, alle attività culturali, a momenti di relax e di pace, un posto nel quale tutte le abitazioni che sorgono proprio in vicino al mare possono essere riqualificate come bed and breakfast, che possono dare opportunità per un turismo sostenibile e dare opportunità a tanti turisti che vengono da tutte le parti del mondo di poter svernare in questa città. Questo è un grandissimo volano economico, questo è un volano di economia, questo è il lavoro vero che noi creiamo senza dover devastare l'ambiente, anzi valorizzando quelle che sono le nostre risorse. L'amministrazione deve fornire servizi, deve fornire una direzione ed un'indicazione, il resto lo fanno i tanti cittadini e tanti imprenditori che già hanno manifestato questa volontà. Abbiamo parlato più di una volta con le associazioni di categorie che vanno dalla Confederazione Nazionale degli Artigiani alla Confcommercio, alla Confesercenti, alla stessa Confindustria, che non vedono semplicemente l'ora di avere un'amministrazione con la quale dialogare, che riesca ad avere una visione d'insieme, una visione strategica sulla città e sulla zona balneare, e che poi vogliono attrarre investimenti per poter creare occupazione e sviluppo. Io credo che dal settore della ristorazione a quello della ricettività turistica, a quello delle attività culturali, possono benissimo inserirsi in questo territorio di costa che oggi è mortificato e che domani può diventare una splendida opportunità per la città. Le opportunità che derivano dal nostro mare, le possibilità che questo offre, lasciano interpretare una visione del mare pulito. Come sta messa Palermo a livello di inquinamento e come sta messo il nostro porto? Ma noi facciamo distinzione fra inquinamento e degrado. L'inquinamento chimico si può risolvere con facilità, bene, semplicemente evitando di scaricare le fogne e tutte le acque reflue direttamente a mare, ma dando una depurazione, un trattamento anche parziale, e poi possibilmente utilizzandole proprio per irrigare i giardini, per esempio, riutilizzandole sulla terraferma, non facendo andare niente a mare. Ricordiamoci che oggi va a mare un fiume di acqua sia pulita che sporca, ed è assurdo che questo succeda in una regione come la Sicilia. Poi bisogna rivedere l'altro aspetto, che è il degrado dovuto soprattutto all'abusivismo edilizio, che è stato veramente distruttivo, e al continuo uso della costa come discarica.
Per quello, va bene, bisogna trovare altre soluzioni, dall'abbattimento dei casi delle abitazioni più brutte, va bene, più invasive, fino alla loro, diciamo, occultazione con siepe di verde, e poi sono queste misure che si potranno rivedere meglio. Ma intanto la cosa più urgente, secondo me, è riqualificare la parte a mare facendo un giardino laddove c'è soltanto sabbione e porcherie. Naturalmente qualcosa, fra l'altro, diciamo, già di migliorativo si è visto: il momento in cui alcuni dei impianti degli scarichi fognari sono stati chiusi. Già il mare da noi si ripulisce in niente. Questa è la fortuna di Palermo, non del mare in generale, ma il nostro mare è particolarmente sensibile ai buoni trattamenti e reagisce immediatamente con positività. Ecco, Palermo è una città che nasce dal mare, ma che allegoricamente proprio al mare ha voltato le spalle. Fabrizio, ti chiedo in conclusione, se noi cambiamo prospettiva e il mare finalmente lo guardiamo frontalmente, noi guardiamo anche al nostro futuro? Assolutamente sì, guardiamo al futuro e guardiamo affacciandoci in una prospettiva diversa a quelli che sono gli altri paesi e le altre città d'Italia e del mondo. Noi dobbiamo guardare con gli occhi di chi ha una grande risorsa e soprattutto con chi ha un'autostrada privilegiata, soprattutto per poter comunicare con le altre città. Noi abbiamo un porto meraviglioso e abbiamo un territorio ancora più bello che può essere sicuramente meta di turismo e meta di apprezzamento per migliaia e migliaia di abitanti che proprio dal mare vengono e che un rapporto col mare vogliono. Noi vogliamo dare importanza al mare, perché se diamo importanza al mare la nostra città può avere un mare di importanza.